In una società dove oggi è tutto veloce, si consuma tutto in fretta, dove ormai è tutto codificato, qua ci sono degli insegnanti, la mia carissima amica Graziella, che sono onorata che sono a rappresentare il provettorato, perché noi siamo amiche da tantissimi anni, ed è una valente insegnante. Lei spesso mi diceva: Renata, ragazzi, non sanno più scrivere. Perché? Perché ormai i messaggi sono, ok, tutti i messaggi codificati. Noi non vedenti, disabili, soprattutto sensoriali, abbiamo la tecnologia che per fortuna ci sta aiutando, ma non potremo mai essere allo stesso livello. Quindi immaginate la velocità di oggi della comunicazione, la relazione che ormai è tutto social, dove non c'è più tempo per frequentarci, non c'è più tempo per parlare. Immaginate questa distanza, questo vuoto. Come ha detto Cristiana, io sono una grande comunicatrice, ma lui era già vedente. A me è sempre piaciuto relazionare, apprendere, conoscere, sperimentare. Sicuramente la curiosità è stata la cosa che mi ha aiutata. Il fatto di coltivare interessi, passioni, il fatto di comunque voler sempre continuare a avere degli interessi. Io vi faccio un esempio banalissimo. Voi al mattino vi alzate, addormentati come me, come tutti, magari aprite la finestra e dite: oh, che bella giornata oggi. Oh, sta levitando. Io lo capisco perché sento un silenzio tombale. Poi le previsioni, contro previsioni, gli amici, i messaggi, cambia le scarpe, mi raccomando, domani fai attenzione, dovrebbe arrivare la neve. Quindi voi avete la possibilità, prendo una finestra, ammesso che lo facciate, di dargli il buongiorno della giornata. Uscite di casa e vedete una persona che vi fa un sorriso, che bello, però questa non ha salutato da lontano. Io mi perdo tutto quello che la mimica facciale. Mi perdo tanti segnali. Quindi, immaginate, controllo visivo.